ben ritrovati nel mio canale. Oggi prepareremo insieme il Danubio salato. Il Danubio salato è una preparazione abbastanza semplice, però richiede un pochino di tempo, quindi assicuratevi di farla nel giorno in cui avrete tutto il tempo a disposizione. Diciamo che la preparazione in sé per sé, oltre ad essere semplice, non richiede tanto tempo, però ci sono due lievitazioni, una di 2 ore e una poi di 1 ora. Per 2 ore si intende il tempo minimo, quindi minimo dovrete tenerlo a lievitare per 2 ore, però se volete può stare anche un pochino di più, per esempio se la mattina lo preparate prima di andare a lavorare il primo impasto, poi potete continuare la preparazione quando sarete tornati dal lavoro. Ma andiamo subito alla lista degli ingredienti. Vi serviranno 500 g di farina 00, 2 uova, un cubetto intero di lievito di birra, 5 cucchiai di parmigiano o grana grattugiato, potete utilizzare quello che preferite, una patata intera, non c'è un peso specifico di questa patata, una patata, sceglietela voi, di certo non scegliete la patata novella, quella piccolissima, questa patata andrà prima bollita e poi verrà inserita all'interno dell'impasto tutta quanta schiacciata sotto forma di purea. Vi serviranno poi 50 g di burro leggermente ammorbidito, 150 ml di latte, un cucchiaino di zucchero, 3 cucchiaini rasi di sale. Poi invece per quanto riguarda il ripieno, lo potete riempire come preferite. Io ho utilizzato dello speck e del primo sale, però potete mettere i salumi che più gradite. Eviterei di certo la mozzarella perché è un formaggio troppo acquoso e vi consiglio di mettere un formaggio saporito perché comunque il Danubio ha un impasto molto simile a quello di un pan brioche, quindi ha quel leggero retrogusto dolciastro, quindi se mettete un formaggio non tanto saporito rischiate che nel complesso il Danubio non abbia molto sapore. Prima di infornare il vostro Danubio vi servirà un uovo che dovrete leggermente sbattere con una forchetta e poi dovrete spennellare l'intera superficie del Danubio prima di infornarlo. Vi lascio alla videoricetta, a dopo!
salato è un pochino lunghetta, però non potete assolutamente dire che è difficile. È un piatto che si presta bene sia agli antipasti che alle cene. Vi consiglio di provarlo subito perché è veramente ottimo e non ve ne pentirete. Se questo video vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, lasciatemi sotto un like. Io vi aspetto come sempre tra pochissimi giorni con un nuovo video e ci saranno anche tante novità, inizieranno i video a tema natalizio, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella così non appena avrò pubblicato il prossimo video voi lo saprete e quindi ci vediamo tra pochissimi giorni con un nuovo video, ciao!